Il serpente giallo, sogni e delusioni all'ombra della Grande Guerra. Beh, ovviamente i personaggi di questo terzo capitolo della saga dei Vivaldi ci donano sempre qualche sorpresa. Così come con Rebecca, Angelica ed Enrico, anche con Dora, Tommaso e Lorenzo, io ho un rapporto molto particolare. Devo dire che loro rappresentano ovviamente la generazione successiva a quella ovviamente narrata all'inizio, quindi nel Serpente Bianco, ma devo dire che sono cresciuti nell'arco dei tre romanzi e mi hanno donato tanto perché questi ragazzi sono diventati maturi e insieme comunque hanno saputo costruire un impianto storico e narrativo molto potente. Nel primo volume Dora e Tommaso sono due bambini. Nel secondo sono adulti, sono marito e moglie, sono sposati, quindi comunque hanno e vivono le loro vicissitudini e vengono anche insediati nel secondo volume proprio da Lorenzo Bucci. Nel terzo volume li ritroviamo perché comunque succederà un qualcosa che non vi anticipo ovviamente, e succederà che comunque si incontreranno di nuovo in situazioni particolari e quindi la storia un pochino si ripeterà, è un po' il passato che ritorna. Se nel secondo volume, Il Serpente Azzurro, c'era la storia che prepotentemente ritornava dal passato, soprattutto di Tommaso, qui è un ulteriore ritorno dal passato, ma verso ovviamente un futuro che è tutto in costruzione. Ma un futuro in costruzione che è pieno di oblio, di timori, di incertezze, proprio legato all'evento, quindi la Grande Guerra, e soprattutto tutto quello che succederà dal 1915 in poi. Quindi devo dire che sia Dora, Tommaso che Lorenzo, come autrice, mi hanno dato davvero tanto. Sono affezionata anche a loro. Se Rebecca, Enrico ed Angelica veramente mi hanno insegnato qualcosa, loro mi hanno sicuramente portato oltre, hanno sviluppato la mia fantasia, l'hanno presa per mano e l'hanno portata verso orizzonti veramente sconosciuti. Non credevo che Dora, Tommaso e Lorenzo potessero evolvere in questo modo, e invece è successo. È successo perché mi hanno preso loro per mano. Succede spesso, mi succede spesso con questa saga di Vivaldi, questi Vivaldi sono terribili. Mi succede spesso che loro prendano il sopravvento e mi conducano dove magari io non penso neanche di andare, dove io non pensavo neanche di poter arrivare. Quindi grazie a Dora, a Tommaso e a Lorenzo perché anche in questo terzo volume hanno creato qualcosa che sicuramente mi è rimasto nel cuore e che spero ovviamente rimanga nel cuore anche a voi, così come la loro tenacia, la loro testardaggine, la loro caparbietà, ma soprattutto il loro modo di affrontare le cose, che sicuramente è diverso rispetto alla generazione precedente, ma che però si sposa perfettamente con quella che è l'evoluzione della storia che stanno vivendo. Io spero con questa piccola pillola di avervi incuriosito. Non dimenticate Il Serpente Giallo, Sogni e delusioni all'ombra della Grande Guerra, se volete ovviamente concludere questo meraviglioso viaggio che è la trilogia della saga dei Vivaldi, mi farà molto piacere confrontarmi anche con voi. Detto questo, vi ringrazio, vi mando un bacio grande, alla prossima!